È stato un disastro, ci ha colpito veramente al cuore questo crollo delle mura. E nella sfortuna siamo stati fortunati perché oggi lì non c'erano i ragazzi che solitamente dal lunedì al sabato stanno lì all'uscita delle scuole perché c'è anche una fermata del pullman. Quindi meno male. Sì, è sempre questo. Sì, tanti ce l'ha fatta, penso avessi fatto meglio. Il muro è venuto giù improvvisamente con grande boato, è venuto giù il muro e per fortuna, dico, a questo punto si è fermato qui sulla strada, quindi... Ci sono delle abitazioni coinvolte? Ma abitazioni coinvolte sembrerebbe di no, però ci sono tre famiglie che mi dicono sono state in via cautelativa, sono state evacuate per sicurezza. Per quello che sappiamo sono venuti i cani molecolari dei vigili del fuoco e non hanno trovato nessuno sotto le macerie, quindi almeno questa cosa qui è scampata. Il muro medievale che girava intorno alle scalette di San Felice. E quindi c'era il muro alto, su, tranquillo, non ha dato mai segnali di scompensi o di altre problematiche. Non ci sono stati lavori in zona, quindi vibrazioni o altri interventi invasivi. Quindi è stato una cosa improvvisa come è successo qualche anno fa in quell'altro tratto di muro verso la porta etrusca, verso la porta all'arco. Ma qui è sempre pieno di turisti, è sempre pieno di cittadini, di noi, insomma di tutti, di auto che passano lungo la strada, per cui dico, è stata una fortuna a mezzogiorno di domenica, quindi...